Ciao a tutti stortini, allora oggi sono qui per mostrarvi un replay che sinceramente non ho mai visto. Questo replay è stato condiviso da mio cugino, che praticamente è questo qua che si chiama Negr, che praticamente ha un ottimo mazzo, un ottimo profilo, e mi ha scritto su WhatsApp dicendomi guarda un po' cosa mi è successo. Non voglio spoilerarvi nulla, andiamo a commentare insieme questo replay. Sei storto, sei scemo, bassino, sei brutto. Mi sembri uno gnomo, con le gambette corte, con le manine storte, con 4-5 denti. Tu sei veramente storto. Sì, ma non troppo. Allora ragazzi, mio cugino usa un mazzo molto offensivo, infatti lui non punta a una torre, ma cerca sempre di buttare giù la torre principale per andare a fare le tre corone. Allora l'avversario li parte subito con il golem di ghiaccio, più dietro i barbari con sul tronco, e mio cugino comunque si difende in modo egregio e non passa. Comunque fin qui un'ottima difesa. Intanto lui parte in contrattacco con il boscaiolo, ha clonato non so cosa, però vabbè. Comunque ragazzi, primo attacco è andato a buon fine. Allora ragazzi, vi avviso già, quello che vedrete succederà nei tempi supplementari. Infatti facciamo un po' così, aumentiamola per 2, dai. Mettiamo per 2 la velocità. Allora, il nemico va di estratto di Elisir, anche mio cugino usa l'estrattore di Elisir, poi lo ringrazio giustamente. E l'avversario riutilizza la solita mossa, solo che adesso è riuscito a colpirgli la torre con il tronco, con i barbari. Tanto mio cugino parte in contropiede, lui gioca i moschettieri dietro per difendersi, però diciamo che mio cugino li butta giù la torre, quindi la torre è andata ed è 1-0 per mio cugino. Manca un minuto alla fine, l'avversario gioca un'ottima combo. Intanto gli attacca anche la torre a sinistra. Mio cugino parte in contropiede, cerca di difendersi intanto anche dalla parte sinistra. Da destra c'è il gigante che è stato buttato giù, il pecca. Intanto si pareggia la situazione, si va ai supplementari. Allora mio cugino cerca di attaccare, punta tutto. Intanto ha giocato bene, perché sennò i moschettieri... Qui ha rischiato tantissimo. Ragazzi, qui la situazione è a sfavore di mio cugino. Infatti non so come diamine ha fatto a salvarsi. La sua torre a 132, ragazzi. Intanto mio cugino parte in contropiede. Guardate un po', ragazzi, cosa succede. Mio cugino clona tutto. Intanto buttano giù tutti e due le torri, ragazzi. Cioè, non so se avete visto cosa è successo. Ragazzi, la situazione si è pareggiata. Cioè, l'avversario ha buttato giù la torre di mio cugino con il... come diamine si chiama? Con il minatore. E intanto mio cugino ha fatto lo stesso, buttandoli giù la sua torre. Quindi si sono buttate giù contemporaneamente e la partita è finita in pareggio. Quindi non è stata decisa dalla seconda torre, ma è stata decisa da chi buttava giù la torre principale. Sinceramente non mi è mai successo di vedere una cosa del genere, che due torri in fase di supplemento venivano buttate giù contemporaneamente e si doveva andare a giocare per la torre principale. Io mai visto. Commentate qui sotto se vi è successo o avete già visto una cosa del genere. Io ve l'ho subito voluto portare sul canale per mostrarvelo. Ditemi un po' cosa ne pensate. Quindi raga, niente, io faccio i complimenti a mio cugino comunque di aver vinto questa partita. E ci vediamo alla prossima stranezza da sto gioco o da altri giochi. Bella stortini, un salutone, ciao ciao! Storto! Anche troppo! Scemo! Sì! Matto da legare!